Siamo molto grati a Lions Club Firenze Ponte Vecchio che poi ha promosso questo restauro d'intesa con Firenze Gabriele D'Annunzio, Firenze Bargello, Fiesole, Mugello, Pontassieve e Valdisieve, e per aver scelto il quadro che vedete alle mie spalle di Camillo Boccaccino, molto probabilmente un pittore lombardo, raffigurante un uomo anziano immerso in una profonda riflessione, forse un profeta, forse un filosofo, forse un santo. È un'opera che rinvia a maestri non fiorentini, i quali saranno ben presto esposti nelle cosiddette salette dopo la tribuna in una rassegna molto interessante che sposta l'accento dal Rinascimento fiorentino, così noto e così amato, a questo settore della collezione. Credo che la generosità di questo associazionismo privato vada ancora una volta apprezzata e sottolineata, e a nome anche della Galleria esprimo tutta la mia gratitudine, perché si tratta di un contributo che viene dalla società civile alla salvaguardia e alla valorizzazione di un patrimonio come quello degli Uffizi che dobbiamo poter tenere nelle condizioni ottimali di fronte a 1.700.000 visitatori all'incirca ogni anno e dunque davanti a un intero mondo di frequentatori italiani e stranieri.